Ciao Fabio, Buongiorno a tutti. saluto un altro direttore che sta diventando nostro amico, ormai lo conoscete bene, Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di Umbria TV. Ciao Giacomo. Ciao Massimo, ciao. Ovviamente un saluto particolare al direttore Ravezzani, è un piacere. Ciao, ciao. Salutiamo anche Mister Gatta, ciao Mister. Ciao, ciao a tutti. Ciao direttore. Abbiamo due direttori, qua sono tutti. Bravo, abbiamo due direttori qua. Allora, facciamo una piccola mozione d'ordine, questa prima parte, fino a 28, ragazzi, mi ha detto, qua c'è puntualità. Svizzera, milanese, non sono come noi qua da queste parti a Roma, dove 2,5 vuol dire 2,40, 2,45, 2,28 ci lascia, arriverà franco ordine dopo. Con entrambi io vorrei affrontare tanti temi, un po' Juve e un po' per il resto del calcio italiano. Tante cose sono successe in questa settimana e in queste settimane, quindi Fabio, allora, quindi invito Mister e Giacomo, sanno bene come funziona, quindi a fare soprattutto domande finché ci sono loro e sentire un po' di pareri. Allora Fabio, partiamo un attimo dalla Juve, essendo su un canale juventino, tu lo sai, il grande dilemma è sempre lo stesso, è sempre l'allenatore, ma poi ti voglio anche sentire sulle dichiarazioni di Calvo e tanto altro. Ci siamo sentiti qualche tempo fa, ma c'era la Juve seconda facilmente, dicevamo, si può dir poco, il gioco non è il massimo, ma man mano è terza e qualche tifoso juventino ora ha paura. E allora il 25 marzo qual è il bilancio della Juve di Allegri? Beh, il bilancio non si può trarre, nel senso che a oggi è in linea, poi vediamo a fine aprile. È chiaro che se venisse eliminato dalla Lazio in Coppa Italia e finisse terzo, dovremmo dire che 3 anni senza una vittoria, gli ultimi due senza grandi momenti di entusiasmo, dovrebbero indurre a risolvere prima il rapporto. Se però vincesse la Coppa Italia e arrivasse secondo o anche rimanesse terzo senza più questa serie infinita di pareggi, di mezze sconfitte, di vittorie insoddisfacenti, perché no? Il vero problema di Allegri, sai qual è? Sono gli allegriani e gli anti-allegriani. Io a chi lo dici? No, cioè ci sono quelli per cui se anche Allegri volasse direbbero vedi non sa camminare, sai il famoso discorso di Berlusconi sulle acque. E altri per cui qualunque cosa faccia Allegri ha sempre ragione lui. E su questa battaglia, che è anche un po' ideologica, secondo me si perde di vista il bene, che a mio giudizio vedere se la Juve quest'anno otterrà un trofeo che è alla sua portata, la Coppa Italia, che io non disprezzerei. Ecco. Allora io ti dico una cosa, ovviamente già come mister sulla Juve per ora restiamo, poi tra poco andiamo sulle altre. Ne faccio un'altra su questo, però direttore, come si fa a decidere la conferma di un allenatore che ha avuto 8 anni su 10 a seconda di se come va la Coppa Italia, che poi è una mezza lotteria e non solo, e finisce il 20 maggio e sapremo se siamo finalisti il 25 aprile circa. Cioè io non posso credere che la Juve ragioni così. Cioè, Allegri lo conosce perfettamente. Non puoi dirmi questo, proprio tu. Voglio dire, tu che sei cresciuto con vincere è l'unica cosa che conta, mi viene a dire che non conta vincere adesso. Scusami, è la te lo devo dire ogni volta. Contestato, però. Non ce lo puoi fraintendere, te lo ridico ogni volta. Ricordati che la Juve è l'unica squadra che fa sempre i complimenti a chi vince. La Juve prova a vincere, se no fai i complimenti. A noi non è arrivato uno in 9 anni. Tu lo sai, direttore. Allora, Giacomo e poi mister, sulla Juventus in campo, fuori, scegliete voi, Giacomo e poi mister. Sì, una battuta col direttore è questa: se anche questo un po' conflitto della piazza bianconera nei confronti dell'allenatore non sia la conseguenza di un vuoto fondamentalmente in seno alla società, cioè quello di una figura Juve, manca una figura Juve all'interno che si presenti in situazioni delicate come poteva essere il post Juve Genoa davanti al microfono. O insieme ad Allegri o al posto di Allegri e dica quella che è la posizione della Juventus su certi fatti, per non parlare poi delle situazioni un pochino più spiacevoli che sono legate anche al passato, alle indagini e l'ultima al dossieraggio sul quale grava un silenzio secondo me imbarazzante da parte un po' di tutto il mondo sportivo. Manca una figura Juve che si prenda questa responsabilità, Giuntoli è arrivato da poco, forse sarebbe magari un peso troppo grande, e forse le tante polemiche intorno a Allegri sono anche conseguenza di questo vuoto pneumatico. Che ne pensi? Sì, beh, però come dicevi tu, Giuntoli per esperienza, per carisma, per i successi ottenuti con Napoli dovrebbe occupare questo spazio. Il vero problema secondo me, da quello che leggo, e poi voi juventini ne sapete più di me, che
e che pare, leggo, intuisco che tra Giuntoli e Allegri non corra buon sangue. E allora qui c'è un problema in più, visto che c'è anche Mister Gatta, no? Voglio dire, diciamo si sopportino, diciamo così, si sopporti. Però un allenatore, secondo me, non può permettersi di essere in conflitto costante con la dirigenza. Cioè, non esiste che Allegri litighi con Calvo, che poi abbia dei problemi con Giuntoli, che faccia vita a sé. Un allenatore deve essere assolutamente coeso con la dirigenza. Quello che a me fa paura di Allegri è proprio questo, cioè quasi che sia ormai un'isola a sé stante che ritiene, visto i soldi che prende e il prestigio che ritiene di avere, di poter dire la qualunque permettendosi anche di andare contro la dirigenza. Non ho mai visto nessun allenatore andare contro la dirigenza e ottenere poi dei risultati importanti. Questo mi fa un po' paura di Allegri, che si ritenga ormai intangibile. E quando invece qualunque allenatore, vediamo cosa è successo a Ancelotti a un certo punto della sua carriera, a Mourinho adesso, qualunque allenatore se sbaglia due stagioni passa dall'essere un eroe a diventare un imbecille, e lui non può permettersi, secondo me, questo status di cose che tutti quelli che sono all'interno della Juventus mi raccontano essere vero. Allora, se posso fare una chiosa maliziosa? Chiosa. Da un certo punto di vista non è anche un bel parafulmine Allegri, perché magari per una società che su altri fronti sembra un po' così, diciamo inesperta, per essere buoni. Forse l'anno scorso. Se il parafulmine è quello che poi scarica l'elettricità dentro la squadra o cosa, è finito di essere il parafulmine e diventa un problema in più. Ma ripeto, io non sono né allegriano né anti-allegriano. Ritengo intollerabile, a mio modesto avviso, che ci sia un allenatore che litiga con tutta la dirigenza, dal primo all'ultimo. Un allenatore che abbia un procuratore, un agente che dica: questi sono tutti mezzi matti. Sì, è vero. Questo non esiste. Noi siamo direttori, diciamo, è come se noi litigassimo in continuazione, cioè, il mio editore è mezzo matto, non si sa, ma io manco ci parlo. Trai le conseguenze e te ne vai, ecco. Allora, Mister Gatta, che ci fai? Ci porti sul campo oppure no? Decidi tu. No, volevo chiedere ancora una cosa al direttore, ma secondo lei, con l'esperienza che ha di tanti anni, ma non c'è mai stato un allenatore così divisivo. Perché? Perché veramente ormai ci sono le tribù dei pro e dei contro che vanno al di là dell'evidenza, no? Anche perché, come ha detto giustamente, quando stava facendo bene lo massacravano lo stesso gli anti allegriani, e adesso che sta facendo sicuramente male, perché 7 punti in 8 partite col calendario che ha avuto la Juventus è il minimo, cioè, ma neanche il minimo, è decisamente sotto ogni più nera aspettativa, e comunque qualcuno che lo difende da colpa alla rosa c'è. Ma perché questo, secondo lei, qual è la causa di questa grande divisione che crea Allegri? Ma guardi, al Milan con Pioli c'è una situazione analoga, se vogliamo. Pioli ha vinto molto di più di Allegri, però c'è 3-4. Ha vinto di più. Scusami, in questa sessione. Anni, sì. Sì, no, beh, sì, certo. Mi riferisco ovviamente, no? Certo, no, dico io. Il paragone tra i due come vittorie è improponibile. Di Allegri, ovviamente, eppure anche qui a Milano sono in tanti che dicono: no, Pioli basta, non deve più rimanere. Quindi possiamo dire che è divisivo anche Pioli, paradossalmente, sì. Pioli, però, rispetto ad Allegri, non ha attaccato sulla schiena il segno rosso del risultatista. Per cui qualunque cosa faccia Allegri, qualunque partita faccia la Juve, ci sarà sempre qualcuno che dice che hanno giocato male, anche se io ho visto volte la Juve anche giocare bene, sembra una bestemmia dirlo, no? Il problema però è che se tu stai al Milan, all'Inter o alla Juve per 3 anni e non vinci nulla, sei morto, c'è poco da fare, non sei sostenibile. Per questo ti dico, metti che la Juve elimini la Lazio e vinca la Coppa Italia e cambia la percezione di Allegri. Questo potrebbe, e qualcuno dice speriamo di no, sarebbe solo l'inizio di un altro anno di un'agonia, può anche darsi, però insomma, questo qualche ha tante colpe, ha anche qualche giustificazione, no?
Pogba che è scomparso, Fagioli che è scomparso, una squadra, io mi permetto di dire, con degli attaccanti sopravvalutati rispetto al rendimento che hanno per quello che percepiscono. Quindi qualche, poi mille colpe di Allegri, non vince, lo si mandi via, forse alla, poi ecco, chiudo, c'è anche due questioni, una ambientale, non può essere un uomo solo al comando in fuga l'allenatore, deve essere nel gruppo, e lui nel gruppo non c'è più, non è nel gruppo dirigenziale, non si capisce se è nel gruppo della squadra. L'altro discorso è che quando tu arrivi a stare 4 anni in una società, o vinci qualcosa, o se la società si chiama Juventus, Milan, Inter, Real Madrid, Barcellona, pensiamo in grande, fortunatamente, non hai più diritto di cittadinanza, fine. Allora io ti direi questo per chiudere sulla Juve, poi qualche minuto su Inter Milan e il contorno, e parliamo un attimo della dirigenza. Giacomo aveva accennato un po' alle figure dirigenziali, se manca qualcosa. Ha parlato Francesco Calvo, la cosa ha fatto tanto discutere, io non ho ancora detto la mia, non che interessi qualcuno, io credo che la ricostruzione che viene fatta da alcuni sia un po' in malafede, cioè dire che Calvo vuole portare la Juve a Milano, non ha detto assolutamente questo. Detto questo, se poi esce un titolo di quel genere, vuol dire che qualcosa non è andato, no? Magari nella comunicazione. Fabio, ovviamente devo chiederti questo, e poi ti dico io, girando per il libro un po' tanti posti in Italia, si chiedono in tanti, ma la società, ma la proprietà, ti chiedo, tu che impressione hai di una Juve che in questo momento sia settata per, con tutte le difficoltà economiche, tornare a vincere, o che non ci sia quella spinta propulsiva alla vittoria che ci ha sempre caratterizzato? Quindi da Calvo a società, proprietà in generale, ti chiedo che impressione hai. E sei tre quarti d'ora, posso. Esatto, fino a 28, io c'ho fino a 28 col direttore. Allora, su Calvo, lui ha detto una cosa vera, ha detto una cosa che in qualche modo aveva già detto Giraudo tempo fa, che aveva anche confidato Boniperti. Io sono cresciuto a Torino, sono nato a Milano, sono cresciuto a Torino, conosco benissimo le due realtà. Non c'è ombra di dubbio sul fatto che Milano, dal punto di vista della partecipazione, della capacità di coinvolgimento, di spirito di iniziativa, sia superiore a Torino. Lo dico con grande amore per Torino, perché io amo profondamente Torino e mi sento, tutto sommato, ancorché io sia a metà tra Milano e Torino, filosoficamente più torinese che milanese. Ma quello che ha detto Calvo è un dato di fatto. È molto più facile fare impresa a Milano che a Torino. E cosa per cui io credo che un torinese dovrebbe semplicemente dire, in effetti è così. Tra parentesi, non dimentichiamo che Torino è stata depauperata di tutto, no? Dalla Fiat, ha mollato le principali aziende. Io parlavo con un grande industriale torinese non più tardi di 6 mesi fa, mi diceva: io che sono torinese sono afflitto, distrutto per come questa società stia perdendo tutto, e Torino farebbe bene a rimboccarsi le maniche anziché a offendersi se qualcuno dice che purtroppo a 140 km di distanza c'è una città che invece sta crescendo a dismisura, mentre Torino si sta tristemente piegando su se stessa. Ne parlo da torinese, ecco, in qualche modo. E dopodiché Calvo ha anche detto: noi siamo di Torino e vogliamo comunque vincere con i crismi della torinesità, che sono importanti, che sono diversi da quelli di qualsiasi altra città, che nel calcio hanno dimostrato di essere un valore importante. Quindi non ci vedo niente di particolarmente sconvolgente. Certo che se il titolo diventa portare la Juve a Milano, allora giustamente tutti si incazzano, ma quello certo. Non c'entra nulla. E sulla società e proprietà, che mi dici, che impressione hai? È una Juve pronta a vincere? Allora, ragazzi, parliamoci chiaro, io purtroppo sono abbastanza anziano ad aver visto la Juve di Gianni Agnelli, di Umberto Agnelli, di Andrea Agnelli, e sai, Agnelli e Juve era un binomio, secondo me, straordinario e inscindibile. È evidente che John Elkann non ha la passione che aveva suo cugino, che aveva suo zio, suo nonno, scusami. Adesso la Juve era gestita in maniera più manageriale, ma dico, teniamoci stretti comunque questa famiglia, cioè tenetevela stretta, perché io vedo la gestione del Milan da parte di un fondo americano della storia del Milan interessa molto relativamente, gli interessa di non spendere dei soldi, di fare utili di bilancio, di vendere partecipazioni. Vedo cosa sta succedendo all'Inter con il presidente che si vede in ologramma, purtroppo, l'ultima foto di è un ologramma, una cosa che io ho trovato imbarazzante. Pensavo fosse uno scherzo quando ho visto il CDA dell'Inter con l'ologramma di... No, ho detto, è un buon tempone che l'ha fatto.
giuro, come un meme. No, dico che qui è Zampini che ha fatto una maialata. E quindi dico, tenetevi ben stretto comunque con la sua forse un po' freddezza, incapacità magari di comunicare passione, eccetera, perché insomma quando parla John Elkann non è che scaldi cuori, però meglio lui che un fondo un cinese scomparso a Nanchino, ecco. Chiellini lo prenderesti, un Chiellini? Del Piero Chiellini, faccio i nomi, Chiellini è quello che ha studiato, diciamo, ti chiedo. Tra Del Piero e Chiellini c'è un abisso, da quel punto di vista, a favore di Chiellini, secondo me. Cioè Del Piero è Del Piero per voi, però Del Piero è un abile amministratore di se stesso, che lui, Del Piero, è molto freddo nelle sue analisi, parla quando gli conviene parlare, se lo pagano abbastanza per parlare, se si accettano le sue condizioni. Vedo in Chiellini invece una persona molto più aperta di cuore, oltre che di cultura, perché insomma, sai, non è che la laurea la danno a tutti, la laurea l'ha data anche a me, figurati. Però è proprio l'uomo che io vedo il sangue scorrere e il cuore che batte in Chiellini. Del Piero vedo invece molta più, lo so che allo Juventino non vuol sentirselo dire, però vedo molta più freddezza, più calcolo. Dopodiché tu mi dici, magari serve uno così, perché serve una mentalità fredda e lucida piuttosto che quello che mette passione, però a me piace di più Chiellini come persona. Allora ragazzi, 10 minuti con Fabio, io direi a Giacomo e al mister di andare su curiosità del resto del calcio intorno, scegliete voi qualunque tema, io parto dall'ologramma di Zhang e Fabio, prima della diretta ti dicevo che il direttore Giacomo Andreoli di Umbria TV aveva visto il tuo video, puoi dire anche a noi un tuo pensiero? Tu sai fresco che... fresco stamattina però. Esatto, tu lo sai Fabio, lo Juventino lo vive molto in un modo di dire, noi ci massacrano qualunque cosa succeda tra processi, prime pagine così... Di là, boh, la Gazzetta non dice una riga, è tutto normale. Mi dici un tuo punto di vista, che sei, non fai sconti né a noi né agli altri, sulla vicenda Inter, Zang, non so, giornali, procure, boh, scegli tu. Ma sai, purtroppo la Cassandra fa brutta fine, quindi io quando dico delle cose che non piacciono, perché però faccio un'analisi obiettiva, mi attiro addosso insulti, e quindi passo per gobbo, milanista, interista, a seconda se... non è che io mi diverta a dire certe cose, ma non si può, un giornalismo sportivo serio non può omettere qualcosa che è strategico nel futuro della società. Quindi quando si parla, per esempio, io ricordo che quando venne sciaguratamente Gravina a fare un elogio alla Juventus per l'Under 23, io avevo scritto su Twitter, avevo anche detto, dice, calma con gli elogi, perché l'Under 23 secondo molti è anche una fucina di plusvalenze spaventose, quindi non ci andrei piano a essere così entusiasta e nemmeno farlo posta. Giorno dopo, forse sono io che presentisco certe cose, e venne fuori, si dimise tutto il CDA per la vicenda plusvalenze sostanzialmente. Sul discorso dell'Inter, beh, ragazzi, l'informazione sportiva, ancorché affettuosa, come dire, no? Come siamo noi nei confronti della Juve, del Milan, dell'Inter, come lo è la Gazzetta dello Sport, eccetera, beh, non può relegare in un angolo il fatto che il presidente dell'Inter, che è scomparso da 10 mesi, è stato condannato anche in Italia, ritenuto colpevole per non aver restituito 300 milioni di euro che gli avevano prestato ad Hong Kong, inseguito da 2 banche cinesi. Una si chiama China Construction Bank, ed è un bank, se vuoi dirlo meglio, che è assolutamente un gigante da questo punto di vista. Allora, se il tuo presidente è in questa condizione, se il tuo presidente ha fatto prima un bond che scade nel 2027, ma che ha interessi per circa 40 milioni di euro che sono in capo alla società Inter, annui. Poi ha fatto un prestito per tirare avanti, perché se no non riuscivano a pagare gli stipendi, e deve restituire fra 2 mesi 300 milioni di euro, e contestualmente anche in Italia, se mettesse piedi in Italia, verrebbe perseguito per non aver restituito su una sentenza cinese confermata in Italia 300 milioni che gli aveva prestati, tu club hai un grosso problema. Non si può dire, come è stato fatto anche ieri, con tutto rispetto, Inter 40 milioni per Gudmundsson, ma quando, dove, come? A meno che l'Inter, che viaggia per conto suo, abbia degli enormi utili. Purtroppo l'Inter negli ultimi 5 anni ha fatto 600 milioni di passivo, l'ultimo anno ha fatto 85 milioni di passivo. E allora uno si chiede, uno, fra 2 mesi
I soldi li ha o non li ha il signor Zhang da restituire a chi gli ha prestato, cioè Oaktree? Risposta: non li ha. Due: come pensa di fare? Risposta: prolungherà il debito, allungherà le scadenze con Oaktree, cosa che già a me sembrava strano. Tutti dicevano: ma sì, Oaktree non vede l'ora, è d'accordo, adesso no, ci siamo sbagliati, Oaktree i soldi li vuole, se non gli dà quei soldi lì si prende le azioni dell'Inter. Tre: allora sai cosa fa l'astuto Steven Zhang? Va da un altro istituto di credito e dice: datemele voi i soldi che io non riesco a restituire questo qui. Benissimo, e dico io. Quando io sono un istituto di credito, arriva il signor Steven Zhang che non riesce a restituire i soldi che gli ha prestato Oaktree e li chiede a me. Secondo, deve restituire 300 milioni a Hong Kong e in Cina che non ha mai restituito. Io gli presto i soldi? Secondo me no. Allora non puoi pensare, addirittura c'è qualche cretino che ha scritto l'interesse sarà del 20%, sapete che sopra il 13,5 è usura, nessuno può dare il 13,5. No. C'è stata questa, che molti miei colleghi, no? Ma sì, 16%, 20%, cosa vuoi che sia? Allora, e chiudo, secondo me un giornalismo sportivo serio dovrebbe dire: il signor Steven Zhang ha dei problemi enormi che di conseguenza si ribaltano sul futuro dell'Inter, perché uno dovrà dare a Oaktree che ne farà un altro uso, qualcuno potrebbe anche pensare che una parte di 300 milioni possano in qualche modo cercare di infilarsi nella vendita dell'Inter, insomma non è una situazione piacevole per l'Inter, e per molto meno io ho visto dei disastri, cioè sul vero proprietario del Milan, un fondo americano piuttosto che l'altro, si scatena la procura di Milano, titoli, adesso cosa succederà, disastro eccetera. Sulla Juventus, per le plusvalenze, che erano un modo per diluire i pagamenti, secondo me in maniera artefatta, la Juve dice di no, la procura dice di sì, vedremo cosa dirà poi, perché non siamo neanche sicuri come finire le cose. Scandalo, vergogna, intercettazioni pubblicate, messi alla berlina tutti, guardate, c'erano i foglietti scritti, lì è successo il finimondo. Dico che di queste tre vicende, a livello di proprietà, quella che mi sembra chiaramente più grave sotto tutti i punti di vista è quella che riguarda il signor Steven Zhang, che si fa vedere in ologramma. Ecco perché ho fatto un editoriale dicendo: attenzione però, anche noi dell'informazione diamo un ordine di priorità. Qual è il fatto più grave di queste tre situazioni oggi per la proprietà? Quella purtroppo che riguarda Steven Zhang. E tu come te lo spieghi? Però... aspetta Giacomo, vi do subito la parola per le ultime domande sul tema che volete, però devo chiedertelo Fabio, tu come te lo spieghi questo? Tu lo sai che mia vecchia tesi, nostra vecchia tesi, è che la Juve richiami una certa sollecitudine nei media e anche nelle procure e altrove si sia un po' protetti, è così allora? Beh, a Perugia te lo potrebbero spiegare molto meglio di me. Esatto, ora se lo faccio... Vuole andare a spiare senza motivo un club sperando di trovare qualcosa e far casino, scusate se sono colloquiale, perché va a cercare Agnelli, Ronaldo, Allegri? Perché? Perché sa che c'è una bella fetta dell'Italia che non aspetta altro che sentirsi dire che la Juve ruba, perché li fa sentire meglio. In parte perché la Juve qualche volta ha anche rubato. Ma smettila, ma che ha rubato di che? Peccato che nel caso della Juve non si sia saputo 5 anni dopo, quando era tutto prescritto, ma vabbè, lasciamo stare. No, il problema però, direttore, è anche la narrazione, perché le plusvalenze contestate alla Juve, ieri una plusvalenza contestata alla Juve ha fatto l'assist per il secondo gol della nazionale, altre plusvalenze di altre società stanno in pizzeria. Cioè, qui il problema è la narrazione, e questo dipende anche dal nostro mondo. Giacomo, non solo dalla narrazione, c'è anche chi ne è, che in un caso è molto rapido, nell'altro su Osimhen sono arrivate le carte, boh, non si sa niente da un bel po'. Fa parte anche del nostro lavoro andare magari a sollecitare, come dire, i riflettori su certe vicende che altrimenti passano all'oscuro. Giustamente il direttore parlava del caso Milan, ma il caso Milan dopo 4 giorni è sparito dai radar. Con le plusvalenze della Juve siamo andati avanti per mesi su cose che facevano tutti, ma questa non è una giustificazione per la Juve. Aspetta Giacomo, ne parliamo dopo, bene, perché abbiamo altri 2 minuti. Io una cosa devo dire e poi lo facciamo salutare al mister. Fabio, io c'ho il vecchio discorso sulla seconda stella dell'Inter, no? Cioè voi giornalisti, non tu, non ho idea se anche tu o meno, c'è stato molto dibattito su un 38 scritto dentro uno stadio privato per ricordarci gli scudetti vinti sul campo, e questo ha creato indignazione in tutta Italia. La stessa Italia che
vede i media completamente inermi, inerti, silenziosi e supini di fronte al dire è certo ora seconda stella dell'Inter, ma ci ricordiamo tutti, sì, perché c'è la seconda stella là, cioè cosa è accaduto, cosa, chi è stato premiato invece che sanzionato, facciamo finta di nulla e così, oppure ci sarà una qualche domanda di qualcuno che si chiederà ma è il 20° scudetto dell'Inter, non è una domanda che interessa questa? No, non se lo chiederà nessuno. Voglio fare però una precisazione, se no potrei essere equivocato. Io ritengo che nella storia centenaria dei grandi club italiani tutti qualche volta abbiano fatto qualcosa di cui si devono vergognare. Quindi quando dico fa piacere a tutti, conforta il cuore di tutti i non juventini, gli anti-juventini, che sono tantissimi, sono più gli anti-juventini dei juventini, dire la Juve ruba a prescindere, no? Perché ti rassicura, perché è, come dire, tutta colpa dei migranti se stiamo male, poi non importa se i migranti ti fanno stare male, però insomma è una cosa che, ecco, quindi la ragione per cui si cerca sempre il furto tra virgolette della Juve è questo, perché c'è tanta gente che sta meglio se lo sente dire, se lo sente ripetere con una certa frequenza terapeutico. Finché non è sicuro che qualche volta sia avvenuto, ma purtroppo è avvenuto anche per altri club. Abbiamo visto nella storia, nelle intercettazioni, ci sono altri club anche oltre alla Juventus che hanno fatto delle cose di cui non possono certo menar vanto. Fa parte forse inevitabilmente di una vita centenaria. Lo smoking bianco se lo poteva mettere solo Materazzi, perché in quel momento lì si era esaltato, ma nessuno può permettersi di mettere lo smoking bianco, nessuna squadra storicamente, ne abbiamo visti di tutti i colori. Sul discorso della seconda stella, io personalmente ritengo che quello scudetto non dovesse essere assegnato, ma che lo ritenga io non è grave e non è interessante. Tutti i saggi che erano stati coinvolti proprio da Rossi avevano detto non va assegnato questo scudetto. Questo è un dato storico. Noi nelle nostre trasmissioni avevamo fatto intervenire tutti, erano i tre grandi saggi stranieri, non mi ricordo neanche più i nomi, ma tu che sei uno storico, e tutti hanno detto alla domanda sì, chi sì. Si dà questo scudetto, questi non gli fregava niente dell'Italia, a nessuno. Rossi l'ha voluto dare, secondo me sbagliando, ormai però è stato assodato e nessuno quella domanda la farà, hai ragione. Speriamo di sì. E mister, lo vuoi salutare tu il direttore oppure lo lasciamo andare? Una volante, dai, che una curiosità via. Volante sul discorso di Acerbi, perché ne parla. Ah, è vero, non ne abbiamo parlato. Al volo ci fai un editorialino sul caso proprio. Acerbi? Una cosa proprio così volante, perché hai fatto bene, mister, me l'ho scordato. Vai, grazie. Vai, Fabio. Io sono assolutamente certo che Acerbi abbia detto qualcosa, perché sennò non ci sarebbe stata questa reazione di Juan Jesus. Sono assolutamente certo che la linea difensiva di Acerbi sia stata sbagliata, e sono infine assolutamente certo però che la crocifissione di Acerbi che stanno facendo adesso sia esagerata, e cioè si dovrebbe pentire, redimere, pagare il fio di un errore grave, però insomma adesso c'è gente che o lui è un santo, non ha fatto nulla, oppure no, deve anche essere cacciato via dall'Inter. C'è una via di mezzo, probabilmente ha avuto un momento di obnubilamento, vedo però anche tanta voglia di giustizialismo intorno a Acerbi che io non condivido. Fabio, ti piace il tuo Ugo. Sostituto? Lo vedi inquadrato il tuo sostituto? Un uomo bellissimo. Franco, vi faccio salutare, vi faccio dare il cambio così. Ciao Franco, ci vediamo presto. Ciao Fabio. Un abbraccio. Un abbraccio Fabio, grazie. Ciao mille Fabio Ravezzani.